Eccoci qua, siamo rientrati, Gioventù Politica. Allora andiamo avanti con le proposte, le idee e anche il confronto, come avete sentito, poi un po' si è acceso adesso. Allora, Padova Sociale, abbiamo Simone Pilan. Allora, università e la città di Padova e il comune. Prima avevo iniziato questo secondo giro di interventi parlando di questo assessorato per l'università che ha in scaletta nel programma, diciamo così, la Lega Nord, la lista di Massimo Bitonci. Che ci sia l'assessorato o meno, comunque c'è questa necessità di potenziare il rapporto tra il comune e l'università e soprattutto quello di creare una città che invogli gli studenti a restare a Padova, che non capiti poi come magari i ricercatori piuttosto che i giovani neolaureati che non riescono a trovare sbocchi e vanno all'estero. Beh, intanto ricordiamoci che in Italia la disoccupazione è ad oltre il 40, giovanile parlo, oltre il 42%, questo è un dato che deve veramente farci meditare. E io l'ho detto sin da subito che secondo me è importante, se non fondamentale, questa rete, come dicevano i miei colleghi, tra l'Università di Padova e la cultura a Padova. Fin da subito ho parlato del Concordi che, non so, mi ha colpito molto veramente, perché una zona in pieno centro di Padova, così degradata, non si trova se non lì. E chiuso appunto dal 2007, secondo me potrebbe ospitare veramente iniziative importanti in concomitanza con l'università, cercare di fare dei lavori, dei progetti, della ricerca per quanto riguarda sia il Cineforum ma qualsiasi altro argomento. Questo secondo me è una cosa fondamentale, quindi la bonifica, la ristrutturazione degli edifici che sono stati abbandonati completamente al degrado. Per gli universitari bisogna fare di più? Per gli universitari? Per gli universitari, cioè la città deve fare di più. Beh, chiaramente poi non qui abbiamo possiamo un campus, ci sono tutta una serie di strutture che... Sì, ma basti pensare anche al mercoledì sera universitario, dove abbiamo i locali che chiudono a mezzanotte, è una cosa veramente vergognosa. Basterebbe cercare di aumentare ovviamente l'orario, ma soprattutto cercare di installare un servizio di vigilanza con degli addetti che si occupino a questo, perché comunque l'educazione manca e questo è anche sinonimo di ignoranza secondo me. Però secondo me uno studente, nonostante questo dato che è stato detto dell'aumento di studenti verso l'Università di Padova, perché comunque è un'università molto importante. Certo, che richiama chiaramente. Però ci sono parecchie lacune e queste lacune secondo me si potrebbero combattere veramente, veramente con noi. Ecco, abbiamo un intervento anche dal pubblico, Nicolò Vettorazzo, brevemente. Sì, sì. Grazie intanto. Ecco, l'università secondo me è uno dei cuori pulsanti di Padova, ogni anno abbiamo tra i 60 e i 70 mila studenti a Padova, quindi sicuramente è uno dei temi fondamentali. E secondo me l'idea, quella di istituire un assessorato proprio per l'università, la trovo sicuramente un'idea molto costruttiva, perché può mettere in relazione lo studente e l'amministrazione. Quindi penso che sia un'idea da accogliere, un'idea molto positiva. Quindi che all'interno del comune ci sia una struttura predisposta. Esatto, come diceva Pier Filippo. Riccardo Russo. Sì, allora avevi parecchie cose da dire. Sì, avevo parecchie cose da dire. Volevo un attimo chiudere anche per il discorso cultura, nel senso che Padova, secondo me, è una delle città più belle d'Italia, quindi la dobbiamo veramente valorizzare. E secondo me la cultura dobbiamo fare in modo che diventi anche un'occupazione per i nostri giovani. A Padova c'è tanto da valorizzare, c'è tanto da lavorare per far diventare grande la città nel mondo. Poi passiamo all'università. All'università è essenziale l'assessorato alla cultura per mettere in relazione amministrazione con università. Per di più, cos'è che propone la lista Bitonci, Massimo Bitonci, che tra l'altro noi dobbiamo dire che Massimo i fatti parlano, nel senso che vediamo Cittadella, cosa ha reso Cittadella una delle migliori città vivibili della provincia di Padova, guardiamo qualsiasi sondaggio. Poi, ritornando un attimo all'università, proponiamo anche dei bandi per far sì che i giovani si mettano nel commercio padovano con nuove attività, con assegni per i giovani studenti universitari che entrano nell'attività produttiva di Padova. Questo secondo noi è essenziale. L'università, abbiamo 60.000 studenti, tra cui è una tra le più antiche al mondo, la seconda, quindi va valorizzata al massimo. Dobbiamo farla diventare la prima in Italia
e solo con l'università e con la nostra conoscenza dei giovani laureati possiamo far diventare grande Padova nel mondo. Credo che sia essenziale l'assessorato, credo che sia essenziale i bandi e assegni che propone Massimo Bitonci per l'Università di Padova. Marco Schiesaro, Padova è una città a misura di studente universitario? Direi assolutamente di no. Infatti parlano chiaro. Io vorrei riracciare quello che diceva l'amico che difende a spada tratta Ivo Rossi. Penso che tutti quanti che ti hanno sentito parlare, uno dei tanti motivi perché voi il 25 maggio dovete andare a casa vostra è perché dovete purgare un po' di questa boria che voi venite dall'America, che a Parigi c'è la città pedonale. Ma voi cosa credete? Che i padovani siano una branca di deficienti? Che vi ascoltano e tutto quello che voi dite e stiamo qui che ci prendete per il giro. Ok, sono stati deficienti per 15 anni, quindi secondo te, visto che hanno votato. Io mi giustifico perché mi dici che vieni dall'America e quindi non sai un tubo di quello che è successo a Padova negli ultimi anni e sei giustificato. Un'altra cosa che a me dispiace è che nella vostra lista, almeno ho sentito la signora, mi è tanto simpatica così a pelle, però dal punto di vista programmatico, oltre alla public library che è tacciata come una priorità per Padova, io non ho sentito altro. Non una priorità, una, diciamo, una cosa che bisogna fare immediatamente appena Ivo Rossi ritorna un'altra volta a Palazzo Moroni. Un altro motivo perché Ivo Rossi e tutta questa gente qua deve andare a casa è perché non si può tenere le stesse persone per 20 anni, 30 anni a Palazzo Moroni. Allora arrivi tu. Arriviamo noi, questo è poco ma sicuro. Arriviamo noi, questo è poco ma sicuro. Un altro motivo è che questi qua ci fanno chiudere i bar alle ore 20. Della sera alle ore 20. Perché? Perché al mezzo di tutto il loro marasma che hanno anche interesse che i bar chiudano alle 20 perché poi devono spostarsi ai Navigli e quindi devono favorire i loro amici. L'assessorato per l'università ti piace? L'assessorato all'università è intrigante, però nel nostro programma di Popolari per Padova c'è un'idea di un'amministrazione low cost, cioè gli assessorati probabilmente oggi sono anche troppi. Una cosa che invece è da sostenere è un ufficio apposito all'interno del comune che sia dedito solo ed esclusivamente a recepire tutti quei milioni di fondi pubblici europei che noi a Padova non siamo in grado di intercettare e che invece di andare a battere cassa a Roma o dicendo che dobbiamo essere indipendenti, sfruttiamo tutti quei denari che ci sono ma che noi da perfetti incompetenti, parlo per nome e per conto dell'amministrazione, non siamo in grado di intercettare questi denari, noi con tutti questi milioni che galleggiano e che l'Europa è lì pronta a darci, possiamo assolutamente rivitalizzare Padova che oggi non è una città vivibile e a misura di studenti. No, no, sei buono, dobbiamo sentire Marco Maggioni di Padova 2020. Io vorrei tornare un attimo sul tema, vedendolo anche da un punto di vista particolare, nel senso che io sono stato per 3 anni consigliere di amministrazione dell'Università di Padova e abbiamo lavorato su questo tema moltissimo, spesso molto in contrasto con quella che era l'amministrazione fino ad adesso e anche in contrasto con l'università, o meglio con l'organizzazione dell'università che in questo era un po' restia. L'assessorato all'università, sì, Padova 2020 ce l'ha nel programma e anche che cosa deve fare? Deve fare un'integrazione migliore degli studenti a Padova, deve rendere la città moderna e viva, pensare a agevolazioni per i trasporti, alla creazione di trasporti notturni, deve pensare di aprire il San Gaetano oltre le 18 perché non è possibile avere un'aula studio, biblioteca che chiude alle 6 di pomeriggio, perché gli studenti a Padova hanno bisogno di spazi per studiare, devono poterlo fare la notte come lo fanno tutte le principali città europee, spazi forniti anche di posti per la socializzazione e non limitatamente a un'aula dove bisogna far silenzio e leggere il libro. L'assessorato all'università dovrà mettere in campo tavoli con università, ente per il diritto allo studio, Regione Veneto, per pensare anche ai posti per far mangiare gli studenti, perché oggi abbiamo delle mense che chiudono sempre di più, apriamo mense convenzionate, le mense regionali non hanno più soldi per dare pasta agli studenti, dobbiamo aprirne nuove. L'assessorato dell'università del comune dovrà mettere in campo posti per il coworking, dicevo nuove aule studio, e dovrà pensare
pensare a come entrare negli spin-off dell'università. L'università può aprire degli spin-off che sono fondamentalmente delle piccole aziende, piccole incubatori culturali e di produzione portati avanti da giovani studenti e ricercatori dell'università. Su questa cosa possiamo attirare anche i finanziamenti europei e dobbiamo pensare che l'università non deve essere il posto che risponde al mercato e alle aziende del territorio formando quei 7 ingegneri, 2 medici e 9 architetti che servono. Deve essere colui, l'istituzione che dice al territorio che cosa bisogna fare, perché lì c'è l'innovazione, il territorio deve riuscire a capire che se noi con la nostra università portiamo avanti delle idee e delle innovazioni, possiamo anche aprire delle nuove aziende, dei nuovi centri culturali, dei nuovi hub per attirare finanziamenti, risorse umane e allora lì sì che combattiamo la disoccupazione. Grazie. Tommaso Tommasi, allora avevi parecchie cosette da dire, volevi intervenire prima, sì. Vuoi ribattere? Credo di sì. Però dopo voglio sentire anche la tua opinione sì. su quello che è il rapporto tra la città e l'università e che cosa si deve fare. Sì, io dico che al di là di assessorato, non assessorato, che magari può essere solo dico motivo di spot, credo che ci voglia la volontà politica per risolvere alcuni problemi, perché alla base se c'è la volontà politica e l'interesse generale di sistemare la città, si arriva dappertutto, perché al di là delle leggi che sono magari limitate o che pongono dei limiti, si può arrivare a fare qualsiasi cosa. Dico, sul tema della sicurezza, perché il collega Pavanini prima è intervenuto, voglio ribadire che penso che Maurizio Saia non abbia niente da dire su questo tema, cioè ci sono dei maggiori esperti nazionali su questo tema, non per niente in questi giorni stanno riprendendo in mano la legge sulla sicurezza urbana fatta da lui e allora da adesso il sottosegretario, siccome nello scorso governo non era stata approvata, adesso l'hanno riportata e quindi sta per ritornare in itinere. È che siamo, purtroppo questa campagna elettorale è partita sull'onda della sicurezza. Allora mi pare che l'argomento tema. In questa sera invece non è la sicurezza, però se voglio dire anch'io, lo dico anch'io su questo tema. Però mi piace, allora, sul tema della sicurezza, dato che lo prendiamo in mano perché giustamente c'entra anche con la cultura e con l'università, perché poi è tutto un insieme. Dico, vabbè, i locali chiusi a mezzanotte, queste cose qua, però dico, le proposte politiche si fanno anche affrontando le persone che la pensano nelle diverse maniere. Uno dice apro i bar fino all'una alle due, posso essere d'accordo, però bisogna dialogare anche con una parte di cittadini dove non vogliono questo, per cui la politica deve far sintesi delle problematiche e cercare di mettere d'accordo delle parti, però la volontà politica deve farlo. È giusto, la chiusura a mezzanotte fatta così di per sé non vale, ma bisogna trovare una proposta ascoltando una parte, quindi sia i commercianti, sia i gestori di bar, sia i cittadini, e trovare un punto di incontro. È quello che non si è fatto in questi giorni, in questi anni, perché in questi anni l'unica cosa... Invece per gli studenti, invece, secondo te, io prima ho chiesto a Marco se Padova è una città a misura di studente, quello che ha proposto adesso ad esempio Marco Maggioni, ti è piaciuto come... Io dico che noi sulla città universitaria abbiamo un'idea completamente diversa, nel senso che sicuramente, faccio un esempio, tocchiamo anche che in qualche modo c'entra il tema dell'ospedale. Il tema dell'ospedale è un'eccellenza sia universitaria sia ovviamente che dal punto di vista del lavoro. Mi fa specie sentire che in queste ultime settimane si parla del nuovo ospedale. Mi pare che questo tema in questo momento non sia la priorità. C'è una disoccupazione giovanile, voglio riprendere, che è enorme. Di riflesso, noi a Padova possiamo fare qualcosa. Cioè, non spetta solo al governo centrale, che ci sia stata la sinistra, la destra, qualsiasi partito, ma spetta noi a creare qualcosa con un fondo speciale per i giovani che si può fare, che hanno fatto già adottato altri comuni italiani. Cioè, ci sono delle proposte concrete che se uno, ripeto, con la volontà politica le porta avanti. Sulla sicurezza, ritorno sul tema, a me la cosa che mi fa specie è quando sento Rossi che continua a dire ma non dipende da noi la sicurezza, ma non è vero che non dipende da noi, perché c'è la polizia municipale, che è il corpo che può essere usato in una determinata maniera perché la legge lo prevede. Questo è un altro discorso. No, ma questo è un altro discorso. Ti ringrazio. Però dico, tornando sul tema dell'università, faccio per esempio Padova è una città che i progetti e le start-up sono poco portate avanti, quindi
Poi anche sulla questione dell'amministrazione, non riesce a interagire secondo me con l'università, a parte le amicizie personali tra, tra Ivo Rossi e il rettore, ok, tra virgolette, che quelle un progetto ma non comune. C'è un progetto per cui gli universitari e i cittadini, i padovani stanno insieme, interagiscono assieme. A Padova certo, si vede lo studente universitario e il cittadino, due cose completamente diverse che non interagiscono. Lasciati interrompere. Esatto. Nicola, eccoti qua. Nicola, allora, insomma, siamo tira il microfono, che sennò non ti sento. Certo. Ma no, ma ascoltavo, cioè quando ci sono tante proposte, quando ci sono tante idee, vuol dire che in passato non si è fatto niente, nel senso che qui è come stessimo facendo un brainstorming. Quando si tratta ma ci possono essere anche delle idee nuove. Ci no? possono essere delle nuove, no? Però lo sentite solo da, insomma, da, da liste non di centro-sinistra, né tantomeno da, da quella di Ivo Rossi sindaco. Cioè, per la cultura, qualcuno mi dica esattamente cosa è stato fatto. Perché parliamo tanto di collegamento studenti, universitari, comuni, ma non c'è neanche una navetta per gli studenti universitari che parte dalla stazione e che arrivi fino all'università. Questa è una proposta. Ma allora, sì, a caso appunto, vogliono sentire queste cose qua. Se, diciamolo questo, fate una navetta che parte dalla stazione per gli studenti universitari che arrivano da altre città, magari, con un, ma anche gratis, guardi, io dovrei mettere il comune a disposizione gratis, che arrivi fino all'università. Cosa sì, è stato tram, fatto? Il tram? A Padova eccolo qua, un altro che è d'accordo con te. Facciamolo, facciamolo subito, queste sono proposte concrete. La biblioteca pubblica, ma c'è già il San Gaetano che fa la biblioteca, cosa serve farne un'altra? Piuttosto teniamo la parte della biblioteca pubblica più a lungo, ci sono libri da affittare, c'è tutto. Per cui, ragazzi, rimbocchiamoci le maniche. Io voglio solo che chi ci ascolta da casa si renda conto che purtroppo, e questa è una sacrosanta verità, in questi ultimi anni è stato fatto poco o comunque male. Facciamo qualcosa di nuovo, le proposte ci sono. Io veramente spero che la lista Bitonci insieme alla Lega Nord e insieme a Forza Italia possa portare a casa i risultati e vincere. Allora, professor Casen, abbiamo sentito varie voci. Uno dei problemi che ogni tanto salta fuori è quello dei soldi. Ci sono delle idee, però dopo... Come si fa a fare queste cose qua? Allora, innanzitutto non sempre servono i soldi. Sì, i soldi sono indispensabili ma non sufficienti per fare le cose. Quindi ci vuole la testa, come diceva la signora dietro di me, bisogna saperli usare, saperli investire, ma non sempre servono. Perché serve prima di tutto creare entusiasmo e partecipazione, perché si crea entusiasmo e partecipazione, la gente è disponibile a mettere del suo e eventualmente metterci anche dei soldi. Invece le amministrazioni in generale, ma in particolare quella di Padova, fanno esattamente quello che ritengono necessario, utile, non entro nel merito, ma non c'è partecipazione dei cittadini. Discutono, fanno, disfanno, investono in questo famoso auditorium, no? Che è stata la cosa più disastrosa nel dimostrare l'incapacità di prendere delle decisioni, non solo, ma di prendere delle decisioni sull'oggetto su cui decidere. Cioè già si doveva partire sì o no sull'auditorium, dopodiché se si diceva sì si va fino in fondo. Perché sennò le aziende non funzionano. Se questa amministrazione avesse in mano la Fiat, sarebbe già morta la Fiat. Non è Marchionne, io non sto facendo l'immagine di Marchionne. È sicuramente un uomo di grande abilità, ma qualsiasi azienda fallirebbe. I soldi non bastano, a meno che i soldi non passino in una determinata maniera. E questo vale non per questa amministrazione, ma per tutte le amministrazioni italiane, perché vedere denaro e poi comprare cammello. Vi faccio un esempio, perché fino adesso si è parlato di quello che si potrebbe fare, dai che lo facciamo, no, sì, per altre. Allora, 2006, presso poco, anno più, anno meno, essendo
docente universitario, e essendo stato studente universitario di Padova e avendo vissuto la Padova ormai da 74 anni, mi sono recato presso un mio carissimo amico che si chiamava Flavio Zanonato, che peraltro ha collaborato anche all'interno di questa emittente 30 passa anni fa, e ho detto: a Padova ci vuole un campus. Ho individuato il posto, il vecchio macello, vicino all'ospedale. È una cosa fantastica, c'è il prato, c'è la possibilità di rimettere a posto delle strutture, dei volumi, c'è anche la possibilità che i giovani studenti stiano fuori all'aperto quando è possibile, e quindi se mi dai la possibilità di farlo, mi ci impegno. E non ero da solo, avevo uno staff, un gruppo. Mi ha mandato, non facciamo nome, Luisa Boldrin. Ci siamo seduti attorno in tavola, eravamo in quattro, più l'assessore, e gli abbiamo spiegato il progetto. Ha detto letteralmente: attenzione, faccio una premessa, non siamo andati a chiedere denaro, noi la proposta era: ci prendiamo l'impegno di rimettere a posto tutto trovando i fondi noi, ma purché il comune non ci mettesse il becco, perché sennò le cose si sarebbero fermate. A questo punto le cose si sono fermate subito. Immediatamente. Ma cosa vuol dire? Allora sono tornato da Zanonato. Cosa vuol dire? Che mi ha detto: vabbè, fammi un progetto che poi vediamo se riusciamo a farlo. Torno dalla Boldrin, dice: ma noi non siamo interessati a queste cose, noi abbiamo San Gaetano. L'assessore esterno senza voti. Come? L'assessore esterno senza voti, non lo so, dal popolo. Io parlo dell'epoca. Sì, sì. Allora, parliamo di qualche anno successivo. Non c'era. No. E mi ha detto: noi stiamo ristrutturando San Gaetano, e allora dovremmo mandare gli studenti da un'altra parte. Dico: no, sono spazi diversi utilizzati in maniera alternativa. Bene. Allora ho detto: accetto la sfida. Vi regaliamo, perché una cosa che pochi sanno, noi siamo i più grandi produttori di archivi multimediali. L'abbiamo venduti in Russia, in Svizzera, all'archivio di Stato svizzero. Quindi abbiamo dei archivi che contengono centinaia di terabyte. E peraltro indelebili, cioè se metto una cosa dentro non sono hard disk, sono sistemi per cui tra 100 anni io ritrovo di nuovo la mia informazione all'interno dell'archivio. Li mettiamo a disposizione per un modica cifra di 300.000 euro per partire, con tanto di video, con tanto di computer, con tanto di centro multimediale, dove tutti si siedono al computer e possono accedere in un nanosecondo a tutto l'archivio, che verrà poi arricchito naturalmente dall'università piuttosto. Quindi io pensavo creare un archivio cinematografico, avendo poi l'università tutta una linea in questo senso, il DAMS, eccetera eccetera. Non se n'è fatto niente. Ho telefonato allo IOV. Ho detto: ho un archivio, non era di queste dimensioni perché non ne hanno bisogno, ho un archivio perché possiate mettere nel vostro archivio tutto quello che sono le esperienze della ricerca, eccetera, eccetera. E nel giro di 24 ore mi hanno detto sì, è lì che funziona, non so come, sicuramente recentemente mi sono trovato col professor Ancona, so che lo stanno utilizzando, però col comune non siamo riusciti a fare nulla. Allora, non è questione di progettualità, è un problema di sensibilità. Se diciamo una cosa e trovo il mio amministratore che mi guarda dall'alto e dice: ma che cavolo sei venuto a fare, io ho ben altre cose da pensare, allora questa è una politica, come diceva Tommaso, è una questione di volontà politica da cancellare. Una questione di volontà non ne abbiamo politica. Bisogno. Abbiamo bisogno che i giovani scendano in piazza, che pretendano quello che hanno bisogno di fare, che diano idee, ma che si alzano anche le maniche. Non vorrei che poi i giovani, una volta arrivati lì, ritornino a fare la scimmietta, perché li abbiamo già visti questi. Perché un tempo Rossi era giovane, come ero giovane io. Certo, Bottaro.
tutti. E qua, cioè, sentendo questo aneddoto. L'ultimo intervento di questa sera, allora io mi mollo un pochettino, perché Padova non è una città fatta per o adatta per l'università. Io che conosco bene il Portogallo e conosco Coimbra, è tutta un'altra cosa, è una città universitaria dove c'è spazio per gli studenti, dove la sera ci sono i posti frequentati dagli studenti. Qui a Padova avevamo l'8 febbraio. I ragazzi febbraio. Vivono la città. Vivono la città in tutti i sensi e in tutte le maniere, e la città vive con loro. Per cui se devo fare un paragone, dico Padova, sotto questo aspetto qua non ci siamo. Abbiamo fatto morire tutte le tradizioni a Padova, l'8 febbraio, gli studenti, queste cose qua davano vita alla città, erano una forma di protezione della città. Qua non abbiamo fatto niente sotto questo aspetto qua, abbiamo perso tutto. Non diamo la possibilità ai ragazzi di avere le mense in una certa maniera, non abbiamo la possibilità di dare le case in una certa maniera, non abbiamo, perché dopo se andiamo a vedere anche i pendolari e tutto quanto, cioè i trasporti, come dicevano, è chiaro, i ragazzi hanno perfettamente ragione. Padova, tra l'altro, e io lo so per avere avuto delle informazioni un pochettino particolari, è una università virtuosa, vuol dire che naturalmente, che cosa succede? A Padova vengono sottratti fondi tanto quanto a quelle non virtuose, per cui certe cose non si possono fare chiaramente per gli intralci burocratici e per tutta quanto una serie di inghippi che i nostri politici romani. E qua io vorrei dire una cosa molto semplice. Io sono onorato di sentire questi ragazzi, perché veramente hanno del loro, però quello che a me spaventa è che dietro a loro ci sono i politici navigati, quella classe politica che ci ha portati a questa situazione qua e che adesso deve andare da qualche parte, per me deve andare a casa, perché non è possibile continuare in questa maniera qua. Hanno votato il tutto e il peggio di tutto, sia i nostri amici di centro e anche quelli di centro-sinistra. Per cui siamo qua a ragionare su quello che vorremmo fare, avendo davanti dei politici che sono passati attraverso tutto l'arco costituzionale, e non faccio nomi, vorrei fare cognomi ma non li voglio fare. Ok? Però tutti quanti sanno di chi sto parlando. E allora questa faccenda qua, signori, deve essere un problema che deve essere risolto con i candidati del territorio, perché chi è del territorio sa quali sono i problemi. Io vengo da un 3 mesi che ho passato sulla strada a confrontarmi con le persone e so esattamente che cosa vogliono le persone. Vogliono cambiare. E non si cambia votando sempre gli stessi partiti e sempre le stesse persone. E qua chiudo, grazie. Grazie a te, Fabrizio Montaro, Padova Sociale. Vincenzo Augusto, voi di Padova 2020 siete un po', tra virgolette, la novità. Assolutamente. No? Sì. Quindi, io volevo proprio, intanto a me non piace parlare di Tizio poteva fare qualcosa, Caio poteva fare, non ha importanza, penso che non interessi neanche ai nostri telespettatori. Io invece vorrei partire proprio dal discorso di, lei mi dice Padova 2020 siamo un po' la novità, diciamo che assolutamente sì, nel senso che noi, prima si parlava di partecipazione dei cittadini, il programma di Padova 2020 è un programma partecipato, quindi noi abbiamo realizzato il nostro programma in totale partecipazione, quindi abbiamo ascoltato i cittadini, abbiamo realizzato dei questionari, abbiamo capito quali sono le esigenze. Avete ascoltato anche gli universitari? Assolutamente sì. Volevo tornare però al discorso che faceva prima il professor Casen sul discorso dei soldi non sono sempre necessari. Assolutamente d'accordo, perché noi dobbiamo lavorare sulla creatività. Noi fortunatamente noi siamo un popolo di gli italiani sono un popolo di creativi, e allora noi perché non possiamo sfruttare la creatività? Non necessariamente noi possiamo realizzare qualcosa attraverso i soldi. I soldi sono quelli che noi dovremmo generare, dovremmo far muovere. Parlando di partecipazione, e prima i colleghi del Movimento 5 Stelle parlavano di qualcosa che si è fatto realmente, quindi vorrei portare anch'io cose reali fatte.
Io sono un genitore principalmente e partecipo attivamente alla vita di mio figlio a scuola. Mio figlio ha 8 anni, sta in una scuola, nella scuola Randi dell'undicesimo istituto comprensivo. La prima volta che io mi sono entrato all'interno della scuola ho visto l'aula informatica che era in una situazione non di degrado, di più. L'accensione dei computer, ci volevano 20 minuti perché i computer partissero e perché fossero operativi per i bambini. Cosa ho fatto? Sono entrato nell'aula, ho staccato fisicamente i computer, li ho portati a casa mia, li ho reinstallato il software open source, software libero, perché bisogna tra i punti del programma di Padova 2020, dell'agenda digitale, c'è proprio il fatto di installare e di incentivare l'utilizzo di software libero. Io sono un ingegnere informatico, utilizzo software libero da più di 20 anni e trovo una cosa. Quindi una tua libera iniziativa? Una mia libera iniziativa per portare la scuola. E l'abbiamo portato nella scuola Randi, nella scuola Zanibonna, anche che attraverso ad altri papà. E in che modo? Riciclando dell'hardware, riciclando dei computer dismessi dell'università. Li siamo andati, li abbiamo ritirati, li abbiamo installati con risorse della scuola. Questo secondo me è un modo di fare una cosa buona per dei bambini, sfruttando soldi, senza utilizzo di soldi in sostanza, quindi certo. Tornando al discorso, utilizzando la creatività. Ultima cosa per lasciare un po' spazio anche agli altri, prima si parlava che cultura vuol dire formazione, a me invece piace utilizzare più l'etimologia latina del termine cultura, quindi cultura come coltivare qualcosa che poi può produrre sinergie tra università, associazioni, quel discorso che facevo prima, fare rete non è una frase fatta, è veramente un qualcosa che può produrre veramente delle cose nuove. Roberto Betuolo, cosa ne pensi di questa, di quest'ultima esperienza, diciamo? Che forse vale la pena di essere... In questo caso qui la libera iniziativa, prima l'imprenditore che prova a mettersi in relazione con l'amministrazione non ci riesce, in questo caso il privato cittadino, diciamo per una cosa un po' più piccola, però che è riuscito. Un gruppo di persone. Un gruppo di persone. Sì, beh, noi abbiamo sottolineato un paio di aspetti, no? E cioè come creare sinergia, maggiore sinergia con l'università è fondamentale per riuscire a valorizzare meglio tutto quello che può dare questa città. Uno degli aspetti era anche quello di creare degli eventi all'aperto proprio per riuscire a mettere più insieme la realtà locale, anche commerciale, con eventi a carattere attrattura internazionale. E poi però bisogna sottolineare due cose principalmente. La prima è che quando vogliamo spingere, anche perché se noi vogliamo, l'amministrazione vuole condurre, deve creare anche tradizioni, e su questo si può muovere l'idea di creare impresa, bisogna creare dei luoghi, perché uno dei punti che abbiamo sottolineato è l'utilizzo di ex caserme come centri multifunzionali per riuscire poi a dar vita a delle modalità per creare impresa. E in secondo luogo, per chi ha esperienza e vuole provare a fare impresa, l'altro punto fondamentale è la burocrazia, cioè, e qui l'amministrazione comunale può fare tanto. Quando parlavamo del cambiare mentalità, cultura, cioè chi lavora nel privato sa quanto è importante essere affamati a volte, cioè riuscire a muoversi per, si parlava di occupazione, la necessità di creare occupazione, solo se hai fame, se hai voglia di creare, e come può fare? Abbattendo la burocrazia, i tempi, perché chi ha a che fare anche attualmente con l'amministrazione per chiedere un permesso è anche giuro, devi aspettare quasi 90 giorni, quando tu inizi devi essere pronto, devi avere le cose immediate, e questo è a costo zero alla fine, perché vuol dire solo creare un meccanismo all'interno della macchina pubblica che sia più immediato. Per quanto riguarda i soldi, il secondo punto fondamentale, se si vuole creare dei spin-off, come diceva l'amico di 2020, e per cui creare una sinergia con l'università, il secondo punto comunque sono i soldi, il microcredito è fondamentale per chi vuole intraprendere un'iniziativa. E qui in che modo può fare? Si può aiutare attraverso dei finanziamenti che esistono già, nella Camera del Commercio ne usa, ma anche attraverso la sinergia con l'Europa per creare dei fondi, come possiamo anche utilizzare del patrimonio comunale a garanzia, perché sappiamo benissimo che le banche non danno nulla. Ma la logica di essere affamati, un'amministrazione che abbia voglia di mettere in gioco quello che ha, i giovani si sentono dire avere la voglia di fare, di creare, di potersi sperimentare, e tutta l'amministrazione deve mettersi al servizio, perché la sensazione chi ha a che fare con la macchina burocratica amministrativa è quella sempre di sentire un qualcosa che è più alto di me, non che è al mio servizio. Solo se cambia questo meccanismo,
meccanismo che purtroppo è anche culturale, certo, possiamo dare vita a una modalità nuova di valorizzazione dell'università, della cultura e tutto quello che ci può girare attorno. Certo. Luisa Buson, allora abbiamo sentito, quando arriviamo qua, abbiamo sentito già tante cose, però mi pare che ce ne siano anche di interessanti, direi. Chiaramente, certo, come no? Dissento completamente sul fatto che Padova non sia una città vivibile per gli studenti e credo di avere un po' di competenza per dirlo, visto che ci lavoro all'università da 20 anni, visto che lavoro nel settore delle biblioteche e quindi sto tutti i giorni a contatto con gli studenti. Ho 2 figli, entrambi, uno si è appena laureato, uno è all'università, pieni di amici universitari, quindi penso di sapere quello di cui parlo. Ma a parte la mia impressione, i dati che voi stessi avete detto prima, Padova riconosciuta come università eccellente, con un aumento costante a fronte di altre università che hanno continuamente un calo, quindi mi sembra che questo dica che gli studenti da fuori, anche perché la maggior parte sono da fuori, scelgono Padova, quindi vuol dire che non è affatto una città impossibile per gli studenti. Voi stessi avete detto campus sì, campus no, qualcuno ha detto le due posizioni. La scelta di Padova, ma da sempre, dalla sua origine, è stata quella di essere dentro il tessuto della città, quindi esattamente come l'esempio portato di Coimbra, e non come i campus americani, in cui invece lo studente è ghettizzato all'interno del campus. Qui invece è la città, si permea con l'università. Tutta l'area nuova, lungo il Piovego, fino a Via Venezia, gli ultimi edifici costruiti, Fiore di Cotta, certo, eccetera, costruiscono in qualche modo, cioè, una specie di mini campus di area scientifica. Quindi là abbiamo anche comunque un po' in parte questa esperienza. Sinergie col comune ce ne sono. Allora, l'orto botanico, patrimonio dell'UNESCO, tutti ce lo invidiano, è da sempre stato gestito insieme al comune per le aperture. Adesso c'è il progetto di tenere aperti i musei, anche qua penso che quasi nessuno di voi sappia, tutti i musei che ha l'università, e vengono tenuti aperti insieme al comune. Il comune paga delle persone disoccupate e c'è questa sinergia per tenere aperto appunto luoghi culturali, e si spera di fare un'unica rete dei musei cittadini, universitari e civici del comune. Poi è vero, ci vogliono le idee, non le sparate, le idee. E poi ci vogliono anche i soldi, mi dispiace dirvelo. Io sono la prima che vorrebbe tenere la mia biblioteca, che è la Biblioteca Maldura, 100 posti, richiesto dai giovani, tenerla aperta la sera, ma io non la tengo aperta se non ho i soldi. Guardi, mi dispiace. Abbiamo fatto con un sacco di biblioteche per 3 anni con solo i soldi dell'Ateneo, con la Tallandini, visto che lei lavora nella biblioteca. Infatti. Quindi si può fare, l'abbiamo fatto. Pochissimi soldi, 50.000 euro. Mi fai parlare, grazie. Facciamola finire. Mi fai parlare. Per cortesia, lo facciamo finire. Prima chiudavamo alle 6 di sera, adesso si chiude alle 7:30, alcune biblioteche alle 11. Per piacere, dai. Quello che vorrei dare io è molto di più, sono d'accordo, fino a mezzanotte. Notte, magari, ma ripeto, non lo facciamo gratis. Idee nuove, metrobus, terza linea, idee nuove, questi si parlano al di fuori dell'università. Ragazzi, dai, Tommaso, queste cose le paga l'università, i soldi dell'università, come sapete, arrivano dalle tasse degli universitari e dallo Stato e non dal comune. Questo è un altro discorso. Le tasse dipendono dall'università. Se sembra che la città sia eterogenea, cioè che siano i studenti, secondo me gli studenti vanno per un canale loro e la cittadinanza va per un altro canale, non sono insieme. Cioè, ma io non mi pare, ma scusi, io ma lei vive la sera stessa, vado in piazza, ma lei vive nella stessa città che vivo io, sì, o vive in un'altra città? Sì, sì, cioè, io infatti non mi riconosco in quello che dite voi. Ma io la sera quando vado in piazza mi piace vedere che ci sono gli studenti. Sì, non vorrei che vanno via a mezzanotte. Allora, il discorso di mezzanotte, ci sono 425 che vengono chiusi a mezzanotte nelle aree, per il discorso esattamente che ha fatto lei prima, perché invece c'è stata la concertazione con gli abitanti del centro
che sono sicura se qualcuno ci chiamasse ci direbbe. Dai, facciamola finire per piacere, dai. Concertazione quella. Dai, Tommaso, per piacere. Senza trovare una ricerca di un accordo. Per piacere, dai. Un attimo solo. Accordo vuol dire darsi da fare. Un attimo solo. E che la politica dà risposta. È stato che 42 bar del centro in zone che erano considerate purtroppo che creavano problemi di ordine pubblico perché i giovani si comportano. Ma chi ha non fatto? Chi ha fatto? Guarda, siamo già alle 11, siamo già oltre il tempo. Valida. Allora, è stata fatta un'imposizione senza ascoltare dai, nessuna Tommaso, delle due parti. Per piacere, un attimo solo. Professor Casen, brevemente, perché siamo già oltre il tempo. Scusate, ma l'unica offerta che facciamo agli studenti alla sera sono i bar. Aperti o chiusi? Esatto. Infatti, io vorrei offrire allora delle altre cose, come ho detto, le biblioteche aperte. Quando, il centro, quando io ho proposto, di fare un centro multimediale in via Altinate e tenere aperta, non chiudere alle 6 di sera, ma tenere aperta oltre mezzanotte, certo, e gli mettevo questi schermi qui, questi maxi schermi per poter vedere i film, per poter collegarsi e fare rete. Non mi è stato risposto. L'ultimo incontro l'ho fatto l'anno scorso con Zanonato prima che se ne andasse. Ho detto andiamo a mangiare insieme, ti spiego. Faccio un programma, ti metto a disposizione. Attenzione, noi non abbiamo mai ricevuto soldi dai politici per fare i programmi, questo compreso. Ti metto a disposizione un programma che si intitola Vivere Padova. Facciamo partecipare i cittadini perché ne hanno le scatole piene. Abbiamo litigato per mezz'ora perché io dicevo una cosa, lui me ne rispondeva un'altra, evidentemente non avevamo la stessa sintonia, non siamo andati a mangiare assieme e ce ne siamo tornati a casa per i fatti nostri. Questa è la sensibilità. Quando un imprenditore mette a disposizione una struttura come questa, che arriva fino a Roma come copertura, mi pare che sia una bestemmia, perché non gli costa niente, dice facciamo un progetto, mettiamo a disposizione quello che vogliamo, io di studenti ne ho, qui facciamo laboratorio qui dentro, c'è l'aula laboratorio. Arriviamo a 120, 150 ogni anno e imparano a fare, non gli raccontiamo le bubole dalla cattedra, c'hanno 25 computer a disposizione e imparano a usare il computer e fare il montaggio e lui è uno dei docenti e gli insegna anche a fare giornalismo, a titolo meramente gratuito. Allora, se non c'è sensibilità in questo senso, se non parliamo di scale non facciamo niente, no, la cosa mi preoccupa, sì no, l'ho vissuto sulla mia pelle, ma io ci ho fatto un grosso risparmio. Manca la proposta. Bravo. Allora, bravo. C'è un altro fattore, l'aumento della, e me ne prendo il merito, e do merito al professor Fabris di statistica, che è una persona estremamente sensibile nell'ambito padovano, con cui abbiamo fatto tutta una serie di trasmissioni in tempi passati, sempre a titolo gratuito, così ci siamo capiti. Cosa è successo? Che l'anno scorso, all'inizio a settembre, dice facciamo una trasmissione che parliamo di jobs, cioè dice facciamo capire a casa i corsi universitari dove vanno a finire, perché spesso la gente si infila in un dipartimento, in un corso, in una laurea che non conosce gli sbocchi. E allora abbiamo fatto per 3 mesi questa trasmissione. Allora, il primo risultato che io non credevo, gli stessi docenti e gli stessi responsabili del dipartimento mi hanno detto ma sapete che sono aumentate le iscrizioni all'Università di Padova, così abbiamo scoperto chi è stato. Non credo solo. Le giornate di orientamento nelle scuole. Come? Le giornate di orientamento che da quelle le facevate fa anche gli anni scorsi. Invece, sì, la, quest'anno, detto, invece quest'anno l'abbiamo fatto in televisione facendo una fatica bestiale a far capire ai responsabili dei dipartimenti che questo è un sistema per entrare in tutte le case e diffondere
tranquillamente quello che è l'università, l'eccellenza, la capacità dell'Università di Padova, e guardi, non me ne prendo merito, perché se fossero andati a Telenuovo o a Serenissima avrebbero ottenuto lo stesso risultato. Bisogna incominciare a muoversi. È venuto il professor Fabris, che anche lui non ha nessun vantaggio nell'aver lavorato partendo alle 7 di mattina e finendo alle 10, no? E con tutte le repliche che abbiamo dato alla sera nelle altre reti, abbiamo 21 reti in funzione. Il risultato, non perché lo dico io, ma perché l'hanno detto i partecipanti, ma sapete che ci chiamano, ci telefonano, abbiamo visto un miglioramento. All'inaugurazione dell'anno accademico di quest'anno sono venuti fuori i numeri dell'anno scorso e c'è stato questo aumento. Allora, e come mai? Perché non si usano questi mezzi? Ma attenzione, i limiti che ha il Comune di Padova non sono tanto superiori a quella che ha l'università, perché anche all'università io ho regalato un centro multimediale e ancora adesso non sono riuscito a regalarglielo, e ho fatto una scommessa con mio figlio. Siccome da un dipartimento dell'università c'era una richiesta di acquisto, io ho fatto una scommessa: vediamo chi dei due è più bravo, tu a venderlo o io a regalarlo. È stato più bravo lui. Ma che cervello c'è a Padova? Che gira schei è proprio. Ecco, punto. Allora, prendete le dovute conseguenze e soprattutto rimboccatevi le maniche e incominciate a prendere in mano Padova e cambiarla, perché veramente è stravecchia come cervello. È una città fantastica fatta da vecchi. Molto bene. Siamo in chiusura, però aspetta ancora la parola all'avvocato Pavanini e anche a Michele Brettini. Voi due chiedo di essere brevi necessariamente. Non vuoi intervenire? Sì, prego. Allora, io credo che vadano sicuramente incentivati i percorsi culturali, in una maniera però organica, così come non vengono incentivati i percorsi commerciali, o meglio, vengono incentivati solo in una limitatissima area del centro storico, così dovrebbero essere invece incentivati in tutto in maniera organica, in modo tale da far sì che la gente magari segua un percorso commerciale ma anche storico. Perché prima si discuteva di Casa del Galilei in via Galilei, cioè se io mi trovo in via Galilei la targhetta che c'è la Casa Galilei ma non so come arrivarci, oppure se non so che per esempio anche Padova aveva in piazza Castello il suo corridoio vasariano, il traghetto che collegava il castello, ma nessuno me lo spiega, cioè il turista che viene dall'esterno queste cose le deve sapere come? Con questi cartelli. Prima si diceva col collega delle 5 Stelle, questi cartelli, pensiamo a quelli limitrofi al Salone, sono pieni di imbrattamenti e quant'altro. Il comune si svegli un attimo e magari vada a ripulirli. L'ultima cosa, su quanto diceva prima l'esponente del Movimento 2020, più o meno diciamo che sotto profilo dell'università i due programmi sono anche sovrapponibili, anche se noi stentiamo ad utilizzare gli stessi termini, hub e quant'altro. Ma perché l'utilità, per esempio, di una consulta degli studenti che funga da trade union tra amministrazione e università? Faccio un esempio di quello che è capitato a noi in consiglio di quartiere, il fenomeno lauree. Fenomeno lauree spesso degenera, è un fenomeno bellissimo che ha una sua storia ma spesso degenera. Pensiamo a Piazza Capitagnato. Che cosa abbiamo fatto nel 2011 come consiglio di quartiere? Io personalmente sono andato a parlare con l'allora rettore Cortellazzo, preside della facoltà di lettere e di filosofia, ci siamo messi d'accordo e abbiamo detto: tu preside ci mandi in quartiere l'elenco delle lauree, i giorni di laurea, e noi li mandiamo alla polizia urbana affinché poi quei giorni non si assista ai fenomeni massacranti di imbrattamento. A questo serve un organo che sia l'assessorato, che sia piuttosto una consulta degli studenti, che consenta di pianificare. Scusa, non è possibile continuare ad ascoltarti. Ti spiego, perché quando ero studente io, gli studenti di Padova per tre giorni veniva lasciata la città di Padova in mano agli studenti, e ti garantisco che gli studenti non sono dei cialtroni, e se sporcano un poco ci mettono tanti di quei soldi a Padova che metà basta. Noi facevamo, scusa, noi perché è finita la tradizione dei carri?
mascherati degli studenti. Quando noi avevamo il coraggio, nei carri mascherati, di prendere in giro i frati di Mazzarino, che forse nessuno di voi sa chi sono i frati di Mazzarino, erano i frati che andavano a fare la questua con la doppietta. Se guardate su internet, vi trovate che poi questa cosa fu messa via, eccetera. Noi facemmo il carro dei frati di Mazzarino e siccome sapevamo che ce l'avrebbero bloccata la questura, no? Ci siamo tirati su i sai fino alla cintola e quando si è arrivati in centro di Padova abbiamo tirato fuori i cartelli, siamo i frati di Mazzarino, e giravamo con la doppietta. Allora, gli studenti a Padova hanno sempre, sono state la fortuna di Padova, e mi meraviglio quando vedo che questi poveri studenti che si laureano hanno un punto dove devono stare e non posso mettere nylon e poi pulire. Ma stiamo scherzando? Questa non è tradizione della Università di Padova e neanche della goliardia padovana. L'avete distrutta la goliardia padovana, perché c'è qualcuno che non capisce che cos'è la goliardia padovana. La goliardia non era e noi riempivamo, non era questa e la noi riempivamo le, e noi riempivamo tutte le piazze di Padova con la polifonica Vitaliano Lenguazza, va bene? E tutti si divertivano e tutti partecipavano, sì. E nessuno ha mai fatto ma disastri. Non era così. Di Piazza Capitaniato e poi mi saprà dire. Ma scherzi, andavamo per tre giorni andavamo al cinema gratuitamente, sì, perché mantenevamo 18-20 cinema, perché almeno una volta lo studente, quando non sapeva da fare, andava in osteria o andava al cinema. Un campus ci vuole, perché nel campus ci devono essere delle offerte culturali, ci devono essere dei luoghi dove i ragazzi si possono incontrare e possono tranquillamente vivere il centro però di Padova. Ma il centro di Padova è stato completamente tombato, perché giustamente la signora Maria a una certa ora vuole andare a letto e vuole dormire. E allora non possiamo rendere incompatibile una città tra gli studenti e gli abitanti. Si creano delle zone dove da una certa ora in poi si possono essere utilizzate. Questa intelligenza politica, se no vuol dire la soppressione della libertà degli studenti, sì. È una cosa che non ha senso. Sì. Che mi piacerebbe che le tirassero, mi piacerebbe che venissero sotto casa sua a tirarle le uova, come allora, fanno, era previsto, sarebbero contentissimi. Facendo il centro multimediale al San Gaetano erano previste l'assunzione di 4 persone e se c'era il centro del campus ce n'erano 20. A disposizione, perché si crea un indotto. Dobbiamo prego, chiudere. Rispondi perché non è stato fatto. No, ma so i geni che sono adesso allora, uno va c'entra, alla comunità europea quello che, e uno si quello che dice di il professore non c'entra niente con certi fenomeni degenerativi che li avete creati voi i fenomeni degenerativi. Ma cosa sta dicendo? Ma cosa sta dicendo? Chi è che li ha creati i fenomeni degenerativi? Io mi sono laureato con Papiro. I miei genitori facevano parte della goliardia, conosco benissimo Mario. Io so come si svolgeva la goliardia una volta, che aveva uno spirito completamente diverso da quello a cui si assiste in Piazza Capitaniato. Lei però ovviamente queste cose probabilmente non le conosce. No, mi piacerebbe che venissero a Piazza festeggiare. Capitaniato vado mi piacerebbe, fare... Faccio un esempio, ma mi piacerebbe che venissero sotto casa sua a imbrattarle i muri di casa. Io non sto dicendo che bisogna proibire i fenomeni. Ma stiamo a parlare di cose che fanno gli studenti quando abbiamo una città che è tutta piena di... È un cesso. Mandate via chi faccia droga. Dopo lasciamo stare. Lattine, bottiglie, siamo d'accordo. Escrementi. Siamo d'accordo. Tutte queste dobbiamo cose chiudere. Dobbiamo chiudere. Tommaso. Ma per cortesia. Meno spazzatori e più studenti. Io sono serio, è lei che forse non ha colto. Scusa, è lei che forse non ha colto. Più simpatico anche, ma anche se vogliamo dire Padova in pezzi, siccome Ivo Rossi a Padova infatti, invece c'è proprio in Facebook Padova in pezzi, dove all'interno vengono messe tutte foto di come Padova in alcune zone è ridotta, non appunto solo il centro storico, anche le zone limitrofe. È tragico che puntate sul camper in divieto di sosta, mi permettete questa battuta. Sì, beh, vabbè. Certo. Michele Bretini, aspetta a te chiudere la trasmissione.
Allora vi faccio quello che aveva detto comunque Davide all'inizio. Le proposte comunque del Movimento 5 Stelle, quelle per esempio di rendere più appetibili i percorsi così museali attraverso facendo in modo che comunque chi viene a visitare Padova sia appunto più appetibile. E per gli studenti invece, su quello che hai sentito adesso sugli studenti universitari? Ma io dico che comunque gli studenti universitari, giusto che l'orario magari sia procrastinato di qualche ora più avanti, perché chiudere determinate così zone insomma alle 6 o 7 di sera non mi pare che sia proprio il massimo. C'è la necessità comunque di creare degli spazi per gli studenti. Penso, come diceva lo studente prima, spazi per lo studio, che non c'è, comunque spazi per lo studio, che in effetti a una certa ora le aule studio sono chiuse e non c'è più la possibilità per i ragazzi comunque di fermarsi e di studiare. Insomma, ci sono... bisogna pensare e creare delle opportunità per una risorsa che comunque Padova non può fare a meno, perché comunque sono 60-70 mila studenti ogni anno. Certo. E per cui bisogna dargli delle risposte. Insomma. Bene, ci fermiamo qua perché la regia non ne possono più di dirmi chiudi. Abbiate pazienza. Allora, grazie innanzitutto a tutti quanti voi che siete intervenuti e spero che ognuno di voi abbia potuto dire quello che voleva dire, che abbia avuto modo anche di replicare alle eventuali critiche, appunti e quant'altro. C'era sicuramente molto altro da dire. Vi ringrazio comunque di essere stati qua, grazie ai telespettatori che ci hanno seguito fino a quest'ora, ormai sono le 11:20, grazie anche a Nicola che è in regia e che ha avuto la pazienza appunto di restare con noi fino adesso, non mi ha tagliato prima comunque. Grazie ancora, ci ritroviamo. Siamo mercoledì prossimo, Gioventù Politica, per la settimana di Pasqua, andrà in onda nella serata di mercoledì. Grazie ancora, arrivederci alla prossima.